In questi giorni abbiamo imparato che l'Ibari Caffè è un punto SNAI, che si impara a ballare, che ci si diverte con la musica latina di Max Latino, ma non è ancora finita, perché l'Ibari Caffè ha un'ulteriore sorpresa per tutti voi e per tutti noi, perché questo è anche il luogo della musica dal vivo. Venite a vedere, vieni, scopritelo insieme a me, guardate chi c'è qua, New Silent Junker. Siamo con Rino dei New Style per questa grandissima serata di inaugurazione. Cosa porterete sul palco questa sera? Canteremo canzoni a partire dagli anni 70 fino ai giorni nostri. Cercheremo di accontentare un po' tutti e speriamo che sia di vostro gradimento. E dopo Rino ci ha raggiunto anche Jessica dei New Style. Grande serata di inaugurazione, come sta andando? Ma mi sembra che stia andando abbastanza bene, penso che la gente si stia divertendo. Stiamo cercando di fare un mix dagli anni 70 agli anni 80 fino ai giorni nostri, infatti anche il nostro Lino in sottofondo con il nostro grande cantautore Baglioni. Niente, speriamo che la gente stia passando una bella serata. Quello sicuramente, devo dire anche una cosa, lei magari non lo dice perché sarà una ragazza umile, però poco fa lei ha finito di cantare una bellissima canzone e la gente si è alzata in piedi per applaudirla, per cui veramente una grandissima voce, ve lo posso assolutamente confermare. Ma c'è anche da dire una cosa importante, che quest'anno all'Ibari non saranno solo i New Style a cantare, ma saranno i veri protagonisti, sarà il pubblico. Abbiamo deciso quest'anno, con la collaborazione ovviamente dell'Ibari, di creare un piccolo concorso che si chiama Ibari Stop and Go, dove appunto metteremo alla prova tutte le persone che decidono di partecipare a questo concorso canoro, dove saranno appunto giudicati da una giuria interna e anche esterna, dove anche il pubblico sarà una parte importante per questa manifestazione canora. E partirà quando? Tutti i venerdì sera di ottobre ci saranno tra virgolette le selezioni, mentre poi nella fase di novembre ci saranno gli scontri diretti tra coloro che hanno vinto ovviamente la parte eliminatoria. Io vi ho messo ovviamente su tutti i tavolini una scheda che si chiama scheda di iscrizione. Dovete compilarla con tutti i vostri dati, nome, cognome, indirizzo, indirizzo mail, numero di telefono. Mettete una canzone, scegliete una canzone che potete decidere o di portarla direttamente a me, oppure di portarla direttamente qua al Ibari, oppure ve la cerchiamo noi, che è meno difficile. Vi chiamerò io con un messaggino telefonico per dirvi quando siete stati selezionati, per quale data. E noi di Occhio Pavese ci saremo e documenteremo tutto l'evolversi di questo concorso Stop and Go. Allora, grazie mille e in bocca al lupo per questa nuova stagione. Crepi, e grazie mille a voi. Stasera all'Ibari Caffè si balla. Balliamo tutti quanti in compagnia. Esattamente. Poi con questa musica insomma ci si scatena volentieri. Direi. No, devi insegnarmi la mossa però, insegnami la mossa. Allora fammi vedere un attimino cosa devo fare. Allora passo avanti e uno indietro. Beh, mi sembra semplice. Che bello. Se ho imparato io possono imparare tutti, credetemi. La barista impara tutto. Esatto. Vabbè, ma balliamo così che è più bello, dai, è più bello. Questa è la serata musicale, c'è l'inaugurazione dei New Style Junk. Non posso non chiedere a questa simpatica ragazza che si vergogna e si nasconde dietro una bottiglietta d'acqua, qual è la tua canzone preferita, proprio quella in assoluto nella tua vita, e perché? Il regalo mio più grande di Tiziano Ferro è... Come mai? È emozionante. Cercami. Renato Zero. Eros Ramazzotti. Quindi una canzone di Eros Ramazzotti. Potrebbe essere Terra Promessa. Anche. Terra Promessa, giudicato quello. È giudicata. Ti
Tiziano Ferro. Tiziano Ferro, che questa sera è gettonatissimo. Una canzone in particolare o tutte? Direi tutte.